Diciamo che ci ho pensato tanto in realtà come iniziare questo video. Vabbè, questo non serve, in realtà è soltanto per figura. Comunque, ci ho ragionato parecchio in questi giorni e sono arrivato a una conclusione. Devo voltare pagina. Assolutamente, devo imparare a voltare pagina. Tra l'altro fa un caldo pazzesco, voglio aprire quella maledetta porta, ma se la apro sentite anche le cavolo di ambulanze che sono a 7 paesi lontano da qua. È stressante, cavolo, io ho caldo. Comunque, vabbè, non è questo il punto. Allora, il punto è che sono un procrastinatore nato, cioè letteralmente io quando posso perdere tempo lo perdo in una maniera incredibile, vi giuro, fuori di testa. Sono in bagno, state sicuri che in mezz'ora ci sto. Sono al PC, mi perdo a guardare video su YouTube, o comunque video su TikTok, video, soprattutto Instagram negli ultimi tempi. Comunque è una roba veramente incredibile. E quindi mi sono detto, cazzo, come faccio a voltare pagina? E la risposta è quella di imparare a gestire il mio tempo, quindi imparare la gestione del tempo. Tra l'altro qua dietro, penso sia la prima volta che vedete la mia postazione. È un po' un disastro, vi chiedo scusa, voi non fateci caso, questa parte qua non esiste. Comunque ho comprato, non tanto recentemente in realtà perché una volta ci ho già provato, questo libro, piccolissimo, sono tipo 100, 112 pagine. Sì, beh, contando pagine iniziali e roba del genere, saranno un po' meno. Comunque sono circa 100 pagine di un libro che parla appunto sulla gestione del tempo, appunto qua scrive come smettere di procrastinare, ritrovare la motivazione e raggiungere i propri obiettivi. Allora vi dirò che l'ho letto, ok? In realtà mi è piaciuto anche decisamente tanto, l'ho anche consigliato a parecchie persone perché effettivamente nel momento in cui l'ho letto, cazzo, avevo imparato a smettere di procrastinare. Cioè, boom! Leggere un libro ti può far smettere di procrastinare? Sì, assolutamente sì. Quindi, qual è il sunto di questo video? Allora, sono un procrastinatore, perdo un sacco di tempo. E questo qua mi toglie motivazione, mi demotiva in una maniera incredibile. Perché non hai mai effettivamente appunto il tempo per fare quello che vuoi, non hai il tempo per inseguire i tuoi sogni, non hai il tempo per far sì che le tue idee si materializzino nella tua testa e quindi poi non hai il modo di esprimerle. Perché? Perché perdi tempo. Quindi questo video praticamente parla un po' sulla gestione del tempo. So che non è proprio il solito video del mio canale perché se mi seguite o comunque sono. Ah, tra l'altro iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, cioè, che pice. Tendenzialmente io porto video gameplay, ok? Quindi gioco essenzialmente. Quindi possiamo dire che per molte persone già quello può essere una perdita di tempo, cosa che sinceramente per me non è, anche perché giocare mi piace, mi diverto e quindi non ho, capito, non ho motivo di ritrovarlo una perdita di tempo, ecco. Quindi adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a scrivere un paio di cose che devo imparare a fare per smettere di procrastinare, cazzo, devo smetterla. Comunque mi sono appena reso conto che nella clip prima, proprio sopra la mia testa, c'era una piantina. Scusatemi, che c'era anche un po' di polvere in giro, ma praticamente ho letteralmente spostato una pianta ed è un bordello. Ha fatto un sacco di ota, tra l'altro mi sono appena accorto che ho ancora tenuto i pantaloni da lavoro, sì, perché sono andato a fare un po' di lavoro in giardino. Vabbè, insomma, non fateci caso. Allora, comunque, una volta tornati in quella che più o meno diciamo è la mia comfort zone, direi appunto di iniziare a smetterla di procrastinare, prima cosa, perché lo sto facendo anche tuttora, cioè io nel mentre che sto facendo le clip mi sto perdendo. Cioè, da una parte faccio una roba, dall'altra faccio l'altra. Insomma, ragazzi, la mia testa è un fottuto casino. Quindi, carta alla mano, prendo questa qua, la rubo direttamente dalla stampante. Tac, vedete, un bel fogliettino bianco, anzi, meglio ancora. Guardate. Dai, eccolo qua. Oddio, quanta polvere. Sì, forse è il caso di. Mamma mia. Di dare poi una pulita. Comunque, prendo questo bellissimo quadernetto che. Oh, c'ha dei miei disegni. Che figo. Comunque, andiamo subito a scrivere perché devo smetterla. Dai. Caro Babbo Natale. Per quest'anno vorrei smetterla di essere un coglione che perde tempo. Quindi vediamo subitissimo i primi punti della situazione. Allora, come prima cosa, vorrei diminuire i social, quindi diminuire i social.
quindi soprattutto Instagram, TikTok, non dico YouTube perché comunque YouTube mi diverto, però devo assolutamente evitare di buttare tutto il mio tempo sui social, perché veramente perdo tanto di quel tempo al giorno che quel tempo non me lo ridarà nessuno. Comunque, prima cosa è questa. Seconda cosa, devo imparare, e sarà molto difficile, a non perdere tempo. Cioè, so che è un po' il fulcro del video, però questo devo fare. Imparare a non perdere... vabbè, non lo scrivo più, insomma, avete capito, tanto l'ho detto. Allora, come terza cosa, che secondo me mi aiuterà con quella che appunto è la mia gestione del tempo, e devo leggere di più. Leggere allena la mente, leggere aiuta, leggere fa diventare forti, quindi devo anche allenarmi, secondo me, quindi è un parere personale, per la gestione del tempo, anche imparare a leggere sempre. Quindi non dico soltanto una volta sporadicamente, ma dico allenarmi sempre. Quindi, vabbè, tutti i giorni leggere qualcosa. E poi, un'altra cosa super importante, non perdere tempo sul cesso quando vado in bagno. Piuttosto mi devo leggere lo shampoo mi devo leggere, cazzo. Allora, sì, perché tanto una volta che è finito lo shampoo non lo so rileggere un'altra volta, esco dal bagno e fine. Quindi in poche parole devo cercare di dare un taglio netto a quello che è l'utilizzo di un telefono, o perlomeno, come sto facendo in questo caso, cercare di utilizzarlo per uno scopo sensato. Che poi, oddio, magari sarete in due gatti a guardare questo video, magari non se lo cagherà nessuno, e può anche essere, ma io ci voglio provare. Niente ragazzuoli, in realtà questo piccolo video finisce qua. In poche parole mi sono dato dei punti, mi sono delimitato determinate cose, perché appunto voglio cercare di smetterla di perdere tempo. Secondo me è un valore aggiunto, ecco. Secondo me il tempo soprattutto è una cosa che nessuno ci ridarà indietro, e soprattutto dobbiamo cercare di saperlo sfruttare al meglio, ecco. Niente, questo qua era un piccolo video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, è una cosa per me super importante. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che comunque vi abbia aiutato a riflettere, vi abbia aiutato a pensare, insomma, semplicemente vi abbia aiutato a pensare. Noi ci vediamo in un prossimo video, adesso devo ancora valutare, smettendo di procrastinare potrei anche valutare meglio, no, dai, scherzi a parte, devo ancora valutare che video portarvi, comunque voi, non so, scrivetemi qua sotto qualcosa nei commenti, se avete anche delle idee, qualcosa anche su cui parlare, anche perché sono una persona a cui piace parlare, a cui piace esprimere i propri pareri, e quindi niente. Insomma, scrivetemi qualcosa qua sotto nei commenti, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi. Aspettate che faccio un po' l'uscita alla, com'era, alla vecchia Stepney. Ciao ragazzi!